Ragazzi, non state sognando, eccoci qui, continua la carriera di Yıldız, la simulazione di tutta la sua carriera. Ci eravamo lasciati nel primo episodio, alla fine della sesta stagione, e c'erano stati diversi problemi. Vi avevo detto che questa carriera non sarebbe andata avanti perché non c'era modo, perché si era buggato tutto quanto. Cosa ho fatto? Ho scoperto che su PlayStation 4 non succede quel problema, che quando ti trasferisci in una squadra si bugga tutto quanto e ti chiude il gioco. E quindi, visto che vi è piaciuto tantissimo il primo episodio dove facciamo i primi 6 anni di carriera, e visto che vi voglio tanto tanto bene, cosa ha fatto il buon Venom? Sono andato questa mattina a riniziare una nuova carriera su PlayStation 4 da zero e ho rifatto 6 stagioni, che ovviamente non vi ho incluso in questa registrazione. Voi fate finta che siano le 6 che avete visto nel primo video. Yıldız, così come è capitato alla fine del primo video, ha 78 di overall, e quindi dopo tantissime ore di lavoro siamo qui e sono pronto a farvi tutta la seconda parte di questo video, la parte finale dove andremo a finire la carriera di Kenan Yıldız. Mancano 5 stagioni, perché sapete che ve ne faccio 11 per quanto riguarda Yıldız invece che 10, visto che c'è stata una stagione dove è andato in prestito e non ha giocato. E dunque ci siamo, ragazzi, incredibile, partiamo da qui, dalla Juve, 24 anni, 78 di overall, e siamo stati contattati dal Torino per andare in prestito. Ora ragazzi, visto che abbiamo notato che nei primi anni non ha fatto tanti gol, non è stato tanto incisivo, forse andare da qualche altra parte gli potrebbe far bene. Io non lo so. Nel dubbio, io direi così: iniziamo questi ultimi anni accettando il prestito al Torino, tanto un prestito senza diritto di riscatto. Lo mandiamo un anno al Torino e vediamo come va. In base a quello capiamo cosa fare, perché se fa tanti gol potrebbe essere una buona idea mandarlo poi ufficialmente in una squadra di questo livello. Se invece fa pochi gol, valutiamo cosa fare. Però raga, dopo tantissimi anni alla Juve, io lo manderei un anno in prestito al Torino, così non cambia neanche città, rimane qui a Torino e non ha troppi sbatti. Ci può stare, ci può stare. Come al solito raga, cosa vado a fare io in questi tipi di video? Prima di ogni stagione vado a fare tutti gli obiettivi, perché sennò mi esonerano, e vado a fare un po' il calciomercato, sempre per migliorare la squadra, sempre per l'esonero. E poi ci vediamo direttamente al pallone d'oro, anche se non so quanto abbia senso vederci al pallone d'oro perché Yıldız non ci sarà ancora purtroppo. Ci vediamo al 1° febbraio per un recap della squadra in cui siamo e di Yıldız, quindi in questo caso solo di Yıldız, perché noi siamo la Juve, il Torino non è che ci interessa molto vederlo. E poi a fine stagione per il recap finale. Si parte da qui, stagione numero 7 di Kenan Yıldız, il futuro della Juve, per ora al Torino. Vamo! Ok, eccoci qua, scusate l'interruzione, ma Yıldız ha trovato l'accordo col Torino e quindi va in prestito un anno. In realtà rimane nella stessa casa, va solo a 10 minuti di distanza per allenarsi e per giocare. Bene, bene, bene. Kenan Yıldız al Torino, 12 mesi. Vediamo cosa combina. Ci vediamo alla fine del calciomercato. Bene, finito gli obiettivi, finito il calciomercato, Yıldız è al Torino. Andiamo fino qua, giusto per vedere i candidati al pallone d'oro. Ma ovviamente non ci sarà Yıldız. Però, raga, nella prima parte non ve li ho mai fatti vedere perché Yıldız era ancora un 65 di overall, o comunque massimo 70. Vediamo qua che succede. Ok, perfetto, raga. Avevo messo il ping qua al 29 di ottobre. Non si è fermato il gioco. Vabbè, poco cambia perché tanto non ci sarebbe stato Yıldız. Andiamo direttamente al 1° febbraio. Vediamo come si sta ambientando Yıldız nel Torino. Speriamo in bene. Mi sa che sarà un altro anno senza trofei per Yıldız, però, perché al Torino che deve fare? Non penso che sia in qualche competizione, però vediamo. Oh, guardate, il Torino compra McAllister. Oh, sta a vedere che magari il Toro ha fatto una bella squadra. Speriamo solo che stia giocando Yıldız, anche perché l'hanno voluto in prestito. Eccoci qua, 1° febbraio, è il momento della verità. Intanto siamo contro Real Madrid in Champions, ma non ci interessa perché non c'è Yıldız in squadra. Questa sì è la squadra che ho fatto in questi anni, giusto perché dovevo riuscire ad arrivare al 6° anno. Quindi scusate se ci sono giocatori differenti. Tra l'altro non so chi sia quel Wagner, ma vabbè, mi sa che qualcuno è stato venduto. Vediamo come sta andando Yıldız, va. Anzi, prima vediamo come sta andando il Torino. Magari è in qualche competizione, chi lo sa. 12° posto. Mi sa che non è in nessuna competizione il Torino. Come faccio a vederlo? Magari sì, devo vederle una per una. Allora, in Champions ovviamente il Torino non c'è. Magari in Europa League il Torino, chi lo sa. C'è il Sassuolo, c'è l'Atalanta come sempre e basta. Magari è in Conference il Torino, speriamo. Roma, Liverpool, what? Ok, no, il Torino non è in nessuna competizione europea. Vabbè, vediamo comunque anche in Coppa Italia se il Toro è ancora dentro. Speriamo, dai. Per far crescere Yıldız, che ora scopriremo che non sta giocando. Sì, il Toro c'è ancora. Vediamo come sta andando Yıldız. Allora, lo possiamo vedere prima da Brosa. Se invece da Brosa non ce lo dà perché si bugga, lo vediamo in un altro modo. Allora, reti. No, scusate. Così. Yıldız, 8 presenze. 0 gol, 0 assist. Io non so questo ragazzo perché non riesca a segnare. C'è ancora una mossa disperata da fare in caso, raga. Gli cambiamo ruolo, lo facciamo diventare attaccante. Adesso gioca seconda punta, la Juve nella realtà, però è giovane, quindi magari poi si adatterà e diventerà prima punta. Boh, raga, cioè è incredibile questa cosa, è incredibile. Vediamo se magari da qua ci dice qualcosa di diverso. Allora,
Che poi perché il Toro lo prende e gli fa fare 8 presenze? Qualcuno me lo può spiegare? Cioè, davvero, spiegatemelo, ragazzi. Torino? No, niente. Lo prendono e non gioca. Ma fatemi vedere un po', ma hanno qualcun altro in quel reparto? Hanno, no, hanno questo Brajan Gruda. Hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 attaccanti. Non dirò niente, raga. Ci vediamo a fine stagione. Mi sa che è stata una mossa sbagliata mandarlo al Torino. Però, oh, almeno si è fatto le ossa in una squadra un po' più piccola. Dai. Ok, è finito il campionato. Non vi faccio neanche vedere cosa ha fatto la Juve, perché tanto non c'è Yildiz, quindi non ci interessa. Vediamo se per sbaglio il Torino ha fatto una rimonta incredibile in campionato. Ok, no. Sedicesimo posto. Bene. Vediamo se per caso ha vinto la Coppa Italia il Torino. No, l'ha vinta la Juve, ma Yildiz non c'era. È uscito ai quarti. Ok, non mi rimane che vedere Yildiz come è andato, sennò questa stagione è praticamente da buttare. Allora, Yildiz, 14 presenze, 0 gol e un assist e non è cresciuto. Hanno fallimentato al Torino. Io direi che ora è il momento di fare una cosa con Yildiz, raga, perché tanto siamo al settimo anno e non segna, cioè non sta segnando. Quindi, facciamo una cosa. Gli cambiamo ruolo, lo trasformiamo in ATT e lo mandiamo in un'altra squadra, perché dopo 6 anni alla Juve, dove non è riuscito a diventare uno dei migliori al mondo, è ora di cambiare aria. Quindi, ciò che ha rovinato il primo video, ovvero che ha buggato tutto, lo rifaremo qui, ma tranquilli che non succederà perché da Play 4 non succede. Lo mandiamo in un'altra squadra. Quindi, allora, a Brosa, no, ho sbagliato tutto, aspettate un attimo. A Brosa, dobbiamo richiamarlo intanto. Richiama giocatore, perfetto. Poi facciamo aggiungere lista trasferimenti, quanto vale? 16 milioni, lo vendiamo e nel momento che viene un'altra squadra gli applichiamo il cambio ruolo ad attaccante. Almeno poi possiamo velocizzarlo con i piani di crescita e i preparatori. Quanto ci mette? 86 settimane. In teoria dovrebbero essere meno. Speriamo, raga. Se no c'è anche l'opzione di farlo diventare ala sinistra. Non lo so, alla sinistra effettivamente il gol che ha fatto contro la Salernitana è partito da lì. Potrebbe anche essere un'idea, trasformarlo in un'ala sinistra un po' alla Cristiano Ronaldo. Forse meglio. Ragazzi, sapete che vi dico? Trasformiamo in ala sinistra. Non ha reso da attaccante, cioè non ha reso la seconda punta, quindi difficilmente renderebbe da attaccante, anche perché uno che in 7 anni di carriera ha fatto 20 gol, metterlo attaccante non so quanto abbia senso. Io lo trasformo in ala sinistra, sapete? Sì, sì. Vediamo se lì rende meglio, un po' come Cristiano Siumico, che all'inizio della carriera giocava alla sinistra. Andiamo dentro alla stagione numero 8 e vediamo come va, raga. Qua zero trofei e poche gioie. Eccoci qua, dentro la stagione numero 8, vediamo che offerte arrivano per il nostro brother, il nostro Yildiz. L'abbiamo tanto trasformato come ala sinistra, o meglio, stiamo aspettando. Arrivano già le prime offerte, arriva il Porto. Non sarebbe male il Porto, il problema è che non arriverà mai poi un'offerta per andare al Porto, quindi purtroppo deve rifiutare. Aspettiamo adesso qualche settimana nel mentre che diventa ala sinistra e vediamo quante offerte stanno arrivando. Bayern Monaco, lui che è nato in Germania anche se è turco. E tra l'altro lui ha giocato nelle giovanili del Bayern Monaco, se non sbaglio. Aspettate che vado un attimo a verificare. La Juve dovrebbe averlo preso da lì. Kenan Yildiz, Wikipedia. Oh sì, la Juve l'ha preso da lì quando aveva la bellezza di 16 anni, 15 anni, qualcosa del genere. Gasa il Bayern Monaco. Io sapete che accetto il Bayern Monaco. Lo mandiamo al Bayern Monaco, che comunque è una grande squadra, e riparte da lì la carriera di Kenan Yildiz. Non ha senso andare in una squadra piccola, perché abbiamo visto che anche nel Torino non riesce a rendere. Accetto offerta. Yildiz va al Bayern Monaco. E allora adesso spero solo che abbia già fatto il cambio ruolo, perché sennò ho paura si complichi tutto. Vediamo un attimo, se no glielo facciamo qua. Piano di crescita. Ok, perfetto, non sale di overall, però la crescita è molto più rapida, mi piace molto questa cosa. Andiamo a mandarlo al Bayern Monaco, poi faccio gli obiettivi, le cose per alzare la barra e vado anche al Bayern Monaco con Yildiz. Quindi ci vediamo dopo, raga, quando arriva l'offerta del Bayern Monaco. Intanto quante offerte stanno arrivando, pure il Benfica lo voleva. Oh, non starà segnando ma sta piacendo Yildiz. Vediamo però se trova l'offerta col Bayern Monaco, cioè se trova l'accordo, perché potrebbe essere un problema. Ok, perfetto, eccolo qua. Kenan Yildiz, dopo tantissimi anni, lascia Torino e torna nella squadra che ha creduto in lui fin dall'inizio, da quando era giovanissimo. E allora va al Bayern Monaco con un nuovo ruolo però, ala sinistra, per iniziare la sua 8ª stagione tra i professionisti. Vamo. Bene, ora io faccio tutte cose e ci vediamo direttamente al Bayern Monaco. Ciao ciao. Allora ragazzi, io so che dovevamo andare al Bayern Monaco, dovevamo accettare l'offerta del Bayern Monaco, ma io è esattamente un'ora che provo ad andare al Bayern Monaco. Non arriva l'offerta dal Bayern Monaco. Non è arrivata in nessun modo l'offerta per andare al Bayern Monaco. Ho ricaricato 6 volte il salvataggio e arrivavano le offerte da qualsiasi squadra del mondo tranne il Bayern Monaco. A quel punto ho detto, provo ad andare al Borussia Dortmund, così è più facile che mi arrivino poi le offerte dal Bayern. Quindi sono andato al Borussia Dortmund e arrivavano offerte da tutte le squadre di Germania, ma tutte raga, l'Hamburgo, il Werder Brema, il Friburgo, tutte tranne il Bayern Monaco. Ho riprovato 4 volte a ricaricare il salvataggio, non arrivavano offerte dal Bayern Monaco. Non so se è un bug che il Bayern Monaco non arriva o cosa. Quindi pur di fare qualcosa, di non buttare tutto quanto,
Kenan Yıldız è al Borussia Dortmund. Possiamo fare che l'aereo stava arrivando a Monaco, ha fatto una deviazione per dei problemi ed è andato a Dortmund. E lì Yıldız si è un po' trovato spaesato, ma ha trovato gli agenti e tutto l'entourage del Borussia che l'ha voluto prendere, e quindi gli hanno fatto un contratto al volo. E dunque cambia tutto, Yıldız è sempre in Germania, ma non più al Bayern Monaco, al Borussia Dortmund, che forse per crescere è una squadra che va ancora meglio. E sempre alla sinistra, adesso raga, come sapete le squadre quando arriviamo sono disastrate, quindi vado un attimo a sistemare qualcosina, perché sennò è un bel disastro. Soprattutto vado a mettere a posto la squadra, anche perché questo Moreiro non è che mi piaccia molto, ruberebbe il posto a Yıldız. Sistemo un po' tutto raga e poi ci vediamo direttamente a fine stagione, perché qua siamo praticamente già a gennaio. Per fare tutte queste cose di farlo andare al Bayern Monaco abbiamo perso 6 mesi. Ma questo video è già un miracolo che l'abbiamo salvato. Ci sono 1000 problemi in questa carriera di Yıldız, quindi cerchiamo di portarlo a termine in un modo o nell'altro. Yıldız comunque al Borussia, che va bene lo stesso. Bene raga, ho aggiustato la squadra, ho fatto qualche acquisto. Adesso è così il Borussia Dortmund e quindi siamo pronti ad affrontare l'ottava stagione. Ci vediamo direttamente alla fine, a giugno, per vedere come si sarà ambientato Yıldız in questi 6 mesi alla fine, perché sono solo 6 mesi, in Germania, e poi l'anno prossimo lo facciamo per bene. Vamo, speriamo che cresca, dai. Bene, ci siamo, siamo a fine stagione, non vedo la finale di Champions, quindi mi sa che non è andata benissimo, anche vedendo la barra. Vediamo se l'impatto di Yıldız è stato buono, almeno personalmente. Oh! Campioni! Ma meno male che il Bayern è arrivato sesto, meno male che non siamo andati al Bayern allora. Oh, una bella notizia. Campioni di Germania con Yıldız. Coppa di Germania... Ma non abbiamo partecipato? Ah, eccoci qua. Sì, turno 2. Va bene, va bene, va bene, va bene. Champions League, finale Milan-Barcellona, semifinale Milan e Inter. Siamo usciti ai quarti con l'Inter, dopo aver ribaltato col Siviglia agli ottavi di finale. 0-2 all'andata, 3-0 ritorno. Peccato, peccato, ma vediamo Yıldız nel suo nuovo ruolo, quanto è cresciuto e se si è ambientato bene. Speriamo, dai, speriamo. Statistiche, ordina per gol. Allora, 24 presenze, 4 gol e 3 assist. Meglio del solito, sta crescendo. Primo anno in Germania, sono solo poi 6 mesi. Ci può stare raga. Immergiamoci nella nona stagione di Yıldız, la prima che inizia veramente al Borussia, in Germania, lontano dalla Juve. Andiamo. Bene, siamo dentro la nona stagione, è ora di fare i miracoli, perché la barra è rossa, vado a fare gli obiettivi. Potenzio ancora un po' la squadra perché avevo fatto ben poco in quel mercato invernale. Yıldız è lì, 79. Dai ragazzi, io ci credo. Andiamo, vamo, a dopo. Bene ragazzi, obiettivi completati, tutto verde. Allora vediamoci al 1° febbraio con la barra rialzata per la seconda stagione del nostro Yıldız col Borussia, la nona della sua carriera. Questo è l'anno della svolta, ve lo dico. Il primo anno che inizia veramente da ala sinistra, il suo nuovo ruolo. Andiamo, niente parole d'oro, che tanto vi garantisco che Yıldız non è neanche tra i candidati. Bene bene bene, siamo a febbraio della nona stagione. Vedo già che siamo in Europa League. La cosa non mi piace, ma a me basta che sia andato bene il nostro Yıldız, quindi capiamo un attimo. Allora, prima di tutto, classifica. Qua ci fa vedere subito la coppa, siamo ancora ai quarti di finale, bene. Supercoppa di Germania ce l'avevamo, l'abbiamo persa, non male. Bundesliga siamo al 7° posto. Cosa sta succedendo, Kenan Yıldız? E in Champions siamo usciti, siamo arrivati al 3° posto nel girone. 8 punti. E passato primo il Nottingham Forest. Yıldız, ti prego, almeno te devi star giocando bene, ti prego. Ordina per gol. Oh, grazie. 9 gol e un assist, finalmente sembra aver trovato la quadra. Più 1 di overall, 80, secondo miglior marcatore della squadra. Forse già la miglior stagione in termini di gol, siamo solo a metà. Calma, calma Yıldız, noi crediamo in te. Allora andiamo fino a fine stagione, abbiamo un'Europa League da vincere e arrivare in Champions magari. Vamo! Eccoci qua, è finita la stagione e questo è come è andato. Turno preliminare abbiamo battuto il Siviglia ai rigori. Ottavi di finale abbiamo battuto il Lille 3-2, tiratissima. Quarti di finale abbiamo battuto il Benfica 4-1. Semifinale abbiamo battuto il Tottenham 5-3 e finale abbiamo perso col Monaco. E quindi è andata male, ma in Bundesliga sarà andata meglio. No, non ho posto, non ci credo. Yıldız fuori da tutto l'anno prossimo. Supercoppa, l'avevamo persa. Coppa di Germania almeno, no, manco questa, almeno ci poteva mandare in Europa League. Questo è un disastro, questo è un disastro. Speriamo che almeno Yıldız abbia fatto bene. Statistiche, ordina per gol. Oh, più 2 di overall, 19 gol e 4 assist. Yıldız si affaccia alla 10ª stagione, finalmente, essendo un giocatore che riesce a fare bene. Cioè, 19 gol, da alla sinistra, tanta, 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 tanta roba.
calma. Decima stagione, anche se non siamo in nessuna competizione europea, Yıldız vola da qualche parte o rimane al Borussia? Vediamo, andiamo. Ok, ci siamo dentro la decima stagione, la penultima, perché vi ricordo che sono 11 con Yıldız. E cosa andiamo a fare adesso? Io non lo metto in vendita, raga, tra l'altro non è neanche in nazionale, non bene. Io non lo metto in vendita, però se arrivano offerte, valutiamo cosa fare. Intanto vado a fare gli obiettivi, aggiusto la squadra, bla 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 bla, e ci vediamo a fine calciomercato. Ciao! Bene bene, finito gli obiettivi, finito il calciomercato, ho aggiustato un po' il possibile, purtroppo abbiamo solo la Bundesliga, però almeno Yıldız potrà essere valorizzato al meglio, non sarà stanco e potrà rendere al meglio. 20 gol voglio Yıldız, 25 voglio Yıldız nel tuo penultimo anno. Andiamo fino al pallone d'oro. Ma sì, andiamo fino al pallone d'oro, dai. Vediamo che succede. Bene, siamo al giorno dei candidati. Ah, tra l'altro non erano arrivate offerte degne di nota per il nostro Yıldız, quindi non ve l'ho neanche fatto vedere. Vediamo un po'. Vabbè, non ci sarà ovviamente Yıldız. Ok, Kvara, Højlund, Haaland e Osimhen. Andiamo fino al 1 febbraio. Andiamo, intanto visto già che siamo primi in campionato, non voglio vedere però come sta andando Yıldız, anche perché manca veramente poco tempo per riscattarsi. Ha fatto benino la scorsa stagione, deve fare il boom adesso. Eccoci qua al 1 febbraio. Vediamo un po' com'è la situazione. Allora, eravamo primi in campionato prima. Ah, qua c'è la coppa, ok, perfetto. Siamo ancora dentro, molto bene. Siamo primi in campionato, molto bene. L'anno della rivalsa. Purtroppo, raga, io sto guardando le competizioni, ma non siamo neanche in conference. Cioè, una tristezza incredibile. Vediamo. Solo in campionato che sta combinando il nostro Yıldız. Allora, campionato e coppa. Statistiche, ordina per gol. Allora, più 2. Oh, finalmente è iniziata a crescere. L'avessi saputo, l'avrei messo alla sinistra fin dall'inizio. 83 di overall, 7 gol, 5 assist in metà stagione. Ci può stare, vedendo anche come stanno andando gli altri. Questo Gianluca Lombardi, Rigendi, non si sa chi, fenomeno. Vabbè, dettagli. Andiamo fino a fine stagione, cerchiamo di vincere finalmente la Bundes e poi vediamo che succede. Anzi, la Bundes l'abbiamo già vinta al primo anno, però vabbè, adesso è protagonista Yıldız, andiamo. Ed eccoci qua, alla fine della penultima stagione di Kenan Yıldız. Campioni della Coppa di Germania, campioni della Bundesliga più 1. Oh, finalmente una bella stagione. Ci serviva la stagione senza Coppe Europee, abbiamo fatto il double, va bene così. Vediamo chi ha vinto la Champions senza di noi. Come la finale del 98 dovrebbe essere, no, 2001, non mi ricordo. Vabbè, Manchester United, Bayern Monaco. Vediamo Yıldız, dai. Abrosa, ordina per statistiche. Anzi, prima vediamo quanto ha di overall, va. Di overall ha 83, ok. 15 gol e 8 assist. Oh, queste sono statistiche che vanno bene. Queste sono le statistiche che doveva avere fin dall'inizio Yıldız. Questa carriera maledetta, questo video maledetto, che non è ancora finito perché abbiamo un ultimo anno. E sappiamo che per l'ultimo anno viene messo in vendita, perché dobbiamo vedere dove andrà a ritirarsi all'età di 29 anni. Vabbè, già abbiamo fatto una stagione in più del normale. 11ª stagione di Yıldız, andiamo, vediamo dove va. Ragazzi, siamo ancora nella vecchia stagione, non sono ancora arrivato al 30 giugno, iniziano già ad arrivare offerte per Yıldız. Come sapete, io accetto sempre le prime offerte, perché sono le squadre che si sono interessate per prime a Yıldız, che quindi vuole andare a chiudere la carriera al City. Non è male come idea, io accetto, e poi vediamo che succede. Ok, ci sono voluti giusto 2 giorni e Yıldız ha accettato l'offerta, ha dato il contratto, quindi per 37 milioni passa dal Borussia al Manchester City. Voto A. Speriamo che sia voto A anche la sua ultima stagione, quella al Manchester City. Vediamo. Andiamo. E ora però il problema è andarci al Manchester City. Abbiamo avuto molti problemi col Bayern Monaco. Spero di no, se no mi invento qualcosa, raga, per forza. Oh, incredibile, è arrivata subito l'offerta dal Manchester City, quindi la accettiamo subito, andiamo al City e niente, vediamo un po' com'è messa la squadra e poi andiamo a fare l'ultima stagione del nostro brother. Tra l'altro, di solito quando cambi squadra e vai in una big, ti aggiorna un po' l'overall. Speriamo in bene, speriamo in bene. Andiamo al City. Ok, è appena successa una cosa incredibile. Ho accettato il City, mi dicono: ringraziamo per l'interesse, ma abbiamo esaminato il curriculum e abbiamo deciso di rivolgere la nostra attenzione ad altri candidati. Mi stanno prendendo in giro, dai. Mi stanno prendendo in giro. Vabbè, ricarico il salvataggio. È una barzelletta questo video ormai. No, niente, non si può andare al City. Ma cosa vuol dire? Vabbè, allora, sapete cosa vi dico? Boh, perché, cioè, non è possibile questa cosa, raga. Cioè, non è possibile. Ma com'è possibile? Andiamo in un'altra inglese e a gennaio compriamo Yıldız. È l'unica. Io vi giuro, è maledetta questa carriera di Yıldız. Adesso non arrivano offerte dagli inglesi. No, vabbè, raga. Cioè, ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Basta, raga, sono in polemica. La faccio andare in una di queste squadre italiane a caso. Quella che esce. 3, 2, 1. Questa. Alla Salernitana, Yıldız chiude la carriera alla Salernitana, basta. Mi sono rotto, cioè non è possibile, raga, dai. Andiamo alla Salernitana e chiude la carriera lì, perché non è possibile. Cioè, al Bayer era andato, non arriva l'offerta del Bayer. Al City è andato e 2 volte arriva l'offerta, ma mi dicono che non sono all'altezza di questa squadra. Cioè, andiamo alla Salernitana, basta. Yıldız chiude la carriera alla Salernitana, contro la squadra contro cui ha fatto quell'Eurogol incredibile in Coppa Italia. Giusto così, basta. Polemica.
io non dovevo farlo questo video. E allora Yildiz, ora io non so neanche se abbiamo il budget per... Sì, 48 milioni, vamo. Allora, vado fino al 1° gennaio, compro Yildiz. Basta. E intanto vediamo in questi 6 mesi quanti gol ha fatto al City, così li sommiamo poi per questa 11ª stagione. Allora, statistiche giocatori, ma io posso vederlo? Non credo che io possa vedere quanti gol ha fatto Yildiz, vero? Posso vederli sicuramente in Champions, ma mi sa che non posso vedere quanti gol ha fatto. Qua mi dà Serie A, Coppa Italia, Supercoppa. Cioè in Champions League posso vederlo, solo vabbè. Vediamo quanti gol ha fatto in Champions, da lì ci facciamo un'idea. Manchester City, ordina per gol. Ah no, Manchester City, alla sinistra, 86 di overall. E come lo compro io Kenan Yildiz alla sinistra 86 di overall? Vabbè, adesso ci provo in qualche modo a comprarlo, ma... E perché non mi fa vedere... Forse non è in lista Champions. Ah, eccolo qua, una presenza e 0 gol. In Premier non possiamo vederlo. Vabbè, cerco di comprarlo, non so assolutamente come... Se c'è qualcuno che vale lo vendo, raga, però ho paura che... Ah, vendiamo lui, Predgar Juric. No, non posso venderlo. Vendiamo lui, è già in vendita. Perfetto. Vabbè, provo a prendere Yildiz. Non so assolutamente come, ma è una polemica questa. Ultimi 6 mesi di Yildiz così alla Salernitana. È una polemica. Oh, eccolo qua, Yildiz ha accettato. E Yildiz quindi viene alla Salernitana. Così, totalmente a caso, per dimostrare di essere una stella. Dal City alla Salernitana. Al City non ci volevano? Allora ci siamo presi noi il loro miglior giocatore, Kenan Yildiz, vamonos. Ora, fino a fine stagione, vediamo che combina. Bene, con la sconfitta 4-1 contro l'Inter, ma magari con gol di Yildiz, è finita la stagione della Salernitana, è finita l'ultima stagione di Yildiz. Andiamo un po' a vedere com'è finita. Partiamo dalla classifica. Nono posto. Oh, Yildiz ha portato la Salernitana quasi in Europa, a 8 punti, 9 punti dall'Europa, però non male. Coppa Italia? Male. Malissimo, non ci siamo neanche. Vabbè, dettagli. Vediamo però com'è andato Yildiz. Oh, alla faccia di tutti, alla faccia del Bayern Monaco e del Manchester City. Statistica ordina per gol. Oh, 17 presenze, 11 gol e 4 assist in metà stagione alla Salernitana. Applausi. Solo applausi per Kenan Yildiz, che non è salito di overall, giustamente. Però chiude con 11 gol alla Salernitana, alla squadra contro cui ha fatto quel gol incredibile 11 anni fa nella realtà. Ora vado a fare il recap finale, raga, dei gol e assist e tutto quanto, e torno da voi per il paragone con gli altri giocatori di questa challenge. Ed eccoci qua ragazzi, ho il recap qua sotto. Non sono bei numeri, ma comunque è andata così. Yildiz ha fatto 11 anni di carriera, partiva da un overall molto basso, abbiamo avuto molti problemi, quindi già grazie che siete riusciti a portarla a termine. Chiude la sua carriera con 311 presenze, 64 gol, 36 assist e 7 trofei alzati. Nettamente il peggiore tra tutti quelli di cui abbiamo fatto la carriera. Però raga, ve l'ho detto, ci sono stati tanti problemi. E dunque non andiamo neanche a vedere il prossimo pallone d'oro, raga, perché tanto con 86 di overall giocando alla Salernitana sicuramente non l'ha vinto. Ma va bene così, Kenan Yildiz, spero che nella realtà avrai una carriera migliore di questa. E se ti è piaciuto questo video ti invito a guardare anche questo qua, sono sicuro che ti piacerà.